saluto da Gerardo Paterno e ben trovato a questo nuovo appuntamento sullo Sgabello, il format realizzato per il blog gerardopaterna.com. Oggi ti porto nel mondo del franchising immobiliare e lo faccio con un'azienda di primo piano, con l'azienda Frim, e con me qui in studio c'è Giovanni Elefante, Master Frim Campania. Ciao Gerardo. Ciao e ben trovato. Ben trovato a te. Allora, andiamo subito a bomba. Io so che Frim ha cambiato un po' il modello, l'hub di servizi per l'agenzia immobiliare è diventato a tutti gli effetti un franchising, quindi fate affiliazione commerciale. E quali sono i perché di questa nuova rotta? Bene Gerardo, hai inquadrato giusto quello che è stato il nostro lavoro negli ultimi 2 anni, anche perché diciamo è sempre stata una caratteristica di Frim del franchising, quello di ascoltare un pochettino il mercato, non essere sordi a quelli che poi sono i richiami del nostro mercato, e quindi non abbiamo fatto altro che ritornare su quello che era stato l'origine con la quale era nata Frim. Quindi siamo ritornati su quello che era il franchising, anche perché abbiamo percepito che a loro volta, scusami il bisticcio di parole, i nostri affiliati e poi i clienti esterni riescono a valorizzare quello che è il nostro lavoro, presi dalla quotidianità un pochettino del lavoro, della produzione, riescono a percepire oggi quale sia il vantaggio di essere affiliati ad una rete che pensa a produrre benefici per il loro lavoro quotidiano. Quindi ritornare su certi concetti oggi come oggi è molto molto attuale. Quindi insomma il ritorno al franchising ha richiesto comunque un minimo di cambiamento anche a livello di disposizione interna, di processi, immagino. Sicuramente sì, anche perché diciamo noi abbiamo continuato il nostro lavoro sull'MLS cercando di portare nuova mentalità, nuova metodologia. Il nostro cavallo di battaglia. Il cavallo di battaglia, sì, quello della collaborazione. Certo. E poi questo a dimostrazione che anche altri nostri colleghi stanno rimarcando questi concetti, anche dove si pensava che era un campo scuro, di non poterlo mai prevalicare. Mentre oggi, diciamo, una volta assodato quello che potrebbe essere l'agente immobiliare come il mio miglior cliente, non più come il mio miglior nemico, allora abbiamo riportato in auge quelli che poi sono i servizi che un franchising deve offrire, tra cui cavallo di battaglia sarà nel 2020 proprio quello della formazione dell'agente immobiliare secondo quelli che sono i nostri criteri. Bene, allora, prima di arrivare proprio su questo tema, parliamo un po' di numeri. Qual è il posizionamento nazionale di Frim e come si posiziona Frim invece in Campania, dove lavori tu? Bene, bella domanda. Su questo sei preparato? Su molto, molto preparato, me l'aspettavo, anche perché diciamo anche noi presi dal lavoro quotidiano a volte, anche se abbiamo la sensazione, poi il confronto con i numeri stessi ti dà gioia. E con grossa nostra sorpresa abbiamo visto che quest'anno siamo posizionati al primo posto come crescita con un più 37% rispetto a tutti gli altri gruppi in franchising. Questo, ti ripeto, anche perché la nostra caratteristica è sempre stata quella di ascoltare quello che il mercato ti chiede. E questo viene fatto sia a livello nazionale che a livello locale. Ed è stata, perseguendo questa strada, uno dei motivi per il quale anche in Campania siamo riusciti, anche se è solo, io penso, la punta dell'iceberg di quello che succederà continuando questa metodologia, siamo riusciti a diventare i primi, non a caso, nella zona dove siamo nati, quella di Salerno, che è sempre stata per noi una punta di diamante, e dove siamo riusciti a mentalizzare le persone a quelli che potrebbero essere i benefici di appartenere ad un gruppo. Certo. Il cuore ce l'avete lì? Sì, sicuramente, è partito da lì. Allora, io so che avete di recente rilasciato un nuovo manuale operativo. Sì. L'agente immobiliare, lo sappiamo, è un po' anarchico rispetto alle regole, no? E cosa farete per rendere quindi questo metodo un valore condiviso e soprattutto applicato? Guarda Gerardo, ti dico, faremo di tutto e io in prima persona ancora di più, perché è vero quello che dici tu, hai fatto un'analisi perfetta dell'anarchia, però ti posso aggiungere anche che l'agente immobiliare è anarchico, però crede in quello che poi gli dà risultati. Quindi il fatto di essere seguito, il fatto di seguire un programma, il fatto di avere una guida rispetto a quello che è il suo lavoro quotidiano, sicuramente pensiamo che sarà un grosso aiuto.
anche perché il manuale operativo, se applicato in tutte quelle che sono le sue fasi, possono servire a tutto e a tutti, a qualsiasi livello tu sei, sia che fatturi 100.000, sia che fatturi 200, sia che vuoi ambire a fatturare 1 milione di euro all'anno. Quindi è trasversale e la cosa più bella, io dico che forse è per la prima volta nella storia dell'immobiliare che viene fatto un manuale operativo sull'esperienza quarantennale di chi in questo campo c'è stato. Quindi sarà un manuale dato così? No, abbiamo anche spiccato anche quello della sintesi, nel senso della sintesi. Quindi sintesi o semplificazione? Semplificazione. Quindi ci sarà da leggere poco e poi sarete assistiti, dico poi, dai vari tutor comunque. Sicuramente. Sicuramente, questo è un altro aspetto che stiamo curando tantissimo, sì, sia nelle aule di formazione ma anche sul posto. Tant'è vero che diciamo che c'è la trasformazione anche all'interno da consulente a coaching, quindi certo, i nostri manager avranno più funzionalità di coaching che proprio di consulenti. Bene, questa è una buona notizia. Io so che uno dei tre pilastri del metodo riguarda il reclutamento, ma siete davvero convinti che l'agente immobiliare possa fare reclutamento efficace di altri operatori? Assolutamente sì, se c'è il presupposto di abbattere alcune barriere mentali che a volte ci mettiamo noi all'interno della nostra mente rispetto a quello che poi è questo settore specifico. Diciamo che io, girando negli uffici, la cosa che più spesso sento, dice: ma oggi è diventato difficile reclutare persone, è difficile trovare persone. Io la prima domanda che faccio, dico: ma se io oggi ti portassi 10 persone, tu sei all'altezza di poterle gestire queste persone? Hai un metodo, hai un sistema per inserimento di queste persone? E diciamo, 90 su 100 la risposta non è sempre positiva. Quindi, ritornando al manuale operativo, uno dei tre pilastri fondamentali, come dicevi tu, è proprio il reclutamento. Partiamo da come bisogna reclutare, come fare gli annunci, dove fare gli annunci e come inserirli nella struttura. Addirittura diamo dei consigli e suggerimenti su come pagare queste persone, targettizzando il nuovo inserimento con quelli che possono essere i risultati a nuovi neolaureati rispetto a quello che potrebbero essere il loro grado di istruzione. Ok, tutto chiaro. Giovanni, in un'Italia che ama poco il franchising immobiliare, quali sono i tre perché di un'affiliazione a Frame? Gerardo, i tre pilastri fondamentali in un'Italia, come dicevi tu, che non ama il franchising, diciamo che sono essenzialmente legare le persone che scelgono il nostro credo alla convenienza e non a un contratto. Quindi la formula light che noi abbiamo sempre utilizzato, che all'inizio addirittura ricordo che abbiamo avuto anche dei problemi con l'asso franchising, il quale metteva in discussione questa nostra clausola nei contratti, il fatto di poter firmare un contratto di franchising ed essere libero dopo il primo anno, 60 giorni con una raccomandata, laddove non trovo convenienza, questo ha fatto sì che sul mercato abbia un po' sconvolto tutti quelli che erano i sistemi prima. Quindi, come dice il nostro presidente Barbato, tenere legati i nostri clienti non perché sono un contratto firmato, ma perché loro trovano convenienza. Quindi guadagnarci la loro fiducia non ogni anno, ma ogni giorno, che poi la fiducia si costruisce giorno per giorno. Certo. Poi diciamo che l'introduzione del manuale operativo, che va dall'acquisizione degli appartamenti alla vendita, alla gestione, alla formazione, all'inserimento delle persone, penso che questo sia, diciamo, nel 2020 sarà il live motive che sbancherà un pochettino anche e sorprenderà nel momento in cui verrà letto questo manuale rispetto a quello che può essere l'applicazione ogni giorno. Poi la notorietà del brand, penso che questo neanche a discuterci per tutti quelli che sono stati gli investimenti negli anni sui campi da calcio, sugli autobus, in televisione. Questi sono stati un pochettino tutti i mezzi che noi abbiamo utilizzato per poter poi arrivare a quello che oggi è una notorietà del marchio Frim. E che porta vantaggi anche a chilometro zero. Diciamo, certo, questo certo. È quello che interessa l'agente immobiliare, no? Benissimo, questo diciamo che porta vantaggi a chilometro zero anche perché, essendo noi promotori dell'MLS, se riusciamo ad agevolare quello che è la fase dell'avviamento di un'agenzia immobiliare, il fatto di poter pubblicizzare e mettere in vetrina immobili di miei colleghi laddove io non ho ancora costituito un mio portafoglio, mi porta sicuramente un beneficio nell'avviare in modo molto più veloce la mia azienda. Certo. Allora,
Facciamo un piccolo appello agli agenti immobiliari che ci seguono e quindi se vogliono entrare in contatto con Frim, la via più facile è andare sul nostro sito www.frim.com, dove verrà spiegato un pochettino tutto e poi ci saranno i vari riferimenti delle singole aree di appartenenza. Perfetto. Giovanni, intanto ti ringrazio per il tuo tempo e spero di averti ancora qui sullo sgabello prossimamente con altre novità. Sicuramente le novità. Io mi auguro che da qua ai prossimi 18 mesi, quindi lancio una sfida in diretta al mercato, lo stesso risultato che abbiamo ottenuto a Stereo Città lo raggiungeremo già a Napoli Città e in tutte le altre regioni d'Italia a seguire. In bocca al lupo allora. Grazie mille. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo a losgabello@gerardopaterna.com. Ci vediamo in occasione del prossimo video. A presto!